Bene, proseguiamo con il canto numero 191, Creati per te. Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, nel tuo grande amore, tu, Signore, ci hai creati per te. E il nostro cuore non trova pace se, Signor, tu non sei qui con noi. Noi ti diamo gloria. Diamo gloria a te, Signore, Re del cielo. Diamo gloria. Diamo gloria a te, Signore, Re di ogni cosa sei. Re di ogni cosa sei. Il ritornello, di nuovo. Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te, Signore, Re del cielo, diamo gloria. Diamo gloria a te, Signore, Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. E ora invochiamo lo Spirito Santo con il canto numero 414, Ruach. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Per forza, ma per lo Spirito di Dio, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Spirito Santo,
soffia su ognuno di noi, infiamma i nostri cuori. Vieni, o Spirito di Dio, Roma. Benvenuti a questa seconda lezione, che è in qualche modo una prosecuzione di quella di giovedì scorso, che è stata la prima. Giovedì scorso abbiamo visto il brano dell'annunciazione dell'angelo a Maria, praticamente il primo mistero gaudioso del rosario, e stasera vediamo il secondo mistero gaudioso del rosario, che è la visita di Maria a Santa Elisabetta, e il brano è immediatamente seguente a quello che abbiamo visto giovedì scorso. Siamo nel capitolo 1 di Luca, i versetti da 39 a 50. Pregherei Rossana di venire a leggerci questo testo. Luca 1, 39, 50. È la visita di Maria a Elisabetta con la primissima parte del Magnificat. Non consideriamo tutto il testo del Magnificat, che pure meriterebbe una riflessione, ma soltanto le prime strofe. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono». Basta così, grazie Rossana. E ci mettiamo allora a leggere i singoli versetti, come facciamo di solito, e a cercare di approfondirli. Anzitutto il versetto 39. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. L'espressione temporale «in quei giorni» è un'espressione che indica la connessione tra l'annunciazione a Maria e la visita di Maria ad Elisabetta. Subito dopo aver aderito al progetto di Dio indicato nell'annuncio dell'angelo, la Vergine Maria si mette in cammino e va verso la regione montuosa della Giudea per andare a trovare la cugina Elisabetta, di cui peraltro le aveva parlato, se ricordate, anche l'angelo, perché l'angelo
aveva detto che Elisabetta, parente di Maria, era già al sesto mese di gravidanza, lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio, aveva aggiunto l'angelo. E dunque Maria si mette in viaggio verso la regione montuosa. Noi oggi sappiamo anche come si chiama il paese dove abitava Elisabetta con Zaccaria, sacerdote, suo marito. Il paese è Ain Karin, e chi va in Terra Santa può visitare anche questo paese con il relativo santuario. L'evangelista Luca sottolinea che Maria andò in fretta. Come mai questa sottolineatura? Probabilmente è la fretta di chi vuole comunicare ad altri il Vangelo, il lieto annuncio, la lieta novella, e Maria è portatrice di una lieta notizia, di una notizia di grande gioia, di grande esultanza nello spirito. E la fretta anche di incontrare un'altra donna che ha sperimentato la irruzione di Dio nella propria vita. Sia Maria sia Elisabetta hanno avuto un incontro prodigioso con il Signore. Allora Maria ha la fretta di andare a incontrare questa sua parente per mettersi in un rapporto di comunione con lei. Versetti 40 e 41. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo, eccetera. Poi lo vedremo questo. Come nel caso dell'annunciazione dell'angelo a Maria, anche in questo caso è importante il saluto. Ricordate quanto era stato importante il saluto dell'angelo, no? Haire che caritomene, rallegrati o piena di grazia. Questo era il saluto, e Maria si era messa in subbuglio perché si chiedeva che senso avesse un saluto come questo, così prodigioso, così ricco di contenuto. Anche qui è importante il saluto. Appena infatti Maria entra nella casa di Zaccaria e saluta Elisabetta, non sappiamo con quali parole la saluta perché Luca non ce le riferisce, il bambino dell'anziana donna sussulta, cioè scalcia, potremmo dire, nel suo grembo. Evidentemente le parole di Maria fanno scattare e scalciare e sussultare il nascituro Giovanni Battista che è nel grembo di Elisabetta. A Zaccaria l'angelo aveva detto a proposito di questo bambino: sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, quindi pieno di Spirito Santo fin dal grembo, prima ancora di nascere. Questo ci fa riflettere parecchio, no? Perché se un essere umano può essere pieno di Spirito Santo fin dal grembo della madre, vuol dire che è un essere umano. Di recente anche in Australia hanno approvato una legge che permette l'aborto fino al nono mese. Come si chiama un aborto al nono mese? Io lo chiamo in un solo modo: infanticidio, non c'è altro. Un essere umano è capace di essere pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, prima ancora di nascere. C'è vita umana, c'è essere umano, c'è persona umana. Queste parole significano che Giovanni Battista sarebbe stato un profeta attivo prima ancora della nascita, fin dalla gravidanza nel grembo di Elisabetta. Il bambino perciò scalcia nel grembo di sua madre perché riconosce l'altro bambino, Gesù, che è già presente nel grembo virginale di Maria.
l'incontro delle due mamme, Maria ed Elisabetta, è anche l'incontro dei due figli, Gesù e Giovanni. Non solo Giovanni è pieno di Spirito Santo fin dal grembo materno, ma anche Elisabetta, si dice in questo versetto 41, fu colmata di Spirito Santo, ossia totalmente riempita, arricchita dell'amore che nella Trinità Santissima unisce il Padre al Figlio. L'atmosfera in cui si svolge l'incontro tra Maria ed Elisabetta è dunque tutta quanta caratterizzata dalla presenza dello Spirito Santo. Versetto 42. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Lo grida, esclama a gran voce. Che significa esclama a gran voce? Che grida, perché parla sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e in genere quando uno parla sotto l'ispirazione dello Spirito Santo alza la voce, tante volte grida. Andate in un gruppo del rinnovamento e trovate anche questo genere di preghiera, che non è fatta per mettersi in mostra, è normale. Quando uno parla sotto l'ispirazione, anch'io in questo momento sto gridando, e probabilmente quello che cerco di dirvi cerco anche di farmelo ispirare dallo Spirito Santo, perché al di là degli appunti che ho in questi foglietti deve essere lo Spirito a parlare, anche in un'omelia, se no la parola non giunge, non trafigge il cuore, non entra. Piena di Spirito Santo, Elisabetta esclama a gran voce. Il verbo kratein, gridare in greco, è quello che nella Bibbia si usa per indicare che uno sta parlando sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Per esempio, San Paolo in Galati 4:6 ci dice che è nello Spirito Santo che noi gridiamo Abba Padre, gridiamo Abba Padre. Qual è la prima parola che esce dalla bocca di Elisabetta? È una parola di lode, è una parola di benedizione. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Maria viene proclamata benedetta perché Dio la scelta fra tutte le donne ad essere la madre del suo unigenito figlio. Maria è benedetta perché porta in grembo un frutto benedetto, Gesù Signore. Le parole di Elisabetta rivelano che lei, Elisabetta, dietro ispirazione dello Spirito Santo, conosce già ciò che è accaduto in Maria. Maria non le ha detto ancora niente, non ha bisogno di dirglielo, perché lo Spirito Santo ha già suggerito a Elisabetta quello che è successo in Maria. Elisabetta già lo sa e proclama Maria benedetta. Versetto 43. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Qui adesso Elisabetta usa un'espressione molto impegnativa per definire Maria. Dopo aver proclamato Maria benedetta, attenzione, adesso la chiama madre del mio Signore. Non semplicemente madre di Gesù. Madre del mio Signore, perché Gesù è il Signore. Con queste parole Elisabetta rivela di conoscere
pienamente, completamente il grandioso mistero che si è compiuto in Maria. Il bambino che Maria porta in grembo è il Signore, il Kyrios, il Figlio di Dio. Su questa base noi non abbiamo nessuna difficoltà, anzi abbiamo la gioia di poter dire che Maria è madre del Signore, cioè madre di Dio, Santa Maria, madre di Dio. Questo titolo, madre di Dio, in greco Theotokos, è stato attribuito a Maria dal concilio di Efeso nell'anno 431, quindi all'inizio del V secolo d.C. ovviamente. E questo titolo Theotokos, madre di Dio, indica che la Vergine Maria è madre di Dio Figlio. Perché, attenzione, in Gesù c'è l'unione indissolubile tra la natura divina e la natura umana. Gesù è contemporaneamente vero Dio e vero uomo. Gesù è inseparabilmente, inscindibilmente vero Dio e vero uomo. Non si può separare da Gesù la natura divina dalla natura umana. E se le cose stanno così e stanno così, non si può dire che Maria ha concepito solo il Gesù uomo. Seguite, perché il Gesù solo uomo non esiste. Esiste il Gesù che è contemporaneamente e inscindibilmente uomo e Dio, Dio e uomo. Perciò colui che Maria ha concepito nel suo grembo e che poi partorirà è il Dio fatto uomo, è il vero Dio e il vero uomo. E dunque Maria è a pieno titolo madre di Dio Figlio. Sono stato chiaro? È chiaro questo concetto. E tutto questo titolo fa arricciare il naso ai protestanti, perché se i protestanti ci sentono dire Santa Maria madre di Dio si scandalizzano. Ma intanto è nella Bibbia. Elisabetta dice madre del mio Signore, lo dice. E poi oltre che nella Bibbia è nel ragionamento, cioè o noi, cercate di seguirmi, o noi professiamo nella nostra fede quella che si chiama tecnicamente l'unione ipostatica del Verbo, cioè l'indissolubile unione tra natura umana e natura divina, o noi non siamo cristiani, perché Cristo è vero Dio e vero uomo. Quindi non si può assolutamente dire che Maria ha concepito il solo uomo. Ecco perché possiamo ben attribuire a Maria questo titolo impegnativo, certo, madre di Dio Figlio. E dobbiamo aggiungere che Maria poi è anche figlia di Dio Padre, come tutti noi, perché è creatura umana come noi Maria. E Maria poi è ancora sposa di Dio Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha fecondato il suo grembo, sposa dello Spirito Santo. Perciò la Vergine Maria è immersa nel cuore della Trinità, perché la Vergine Maria è contemporaneamente la madre del Figlio, la figlia del Padre e la sposa dello Spirito. È quasi uno slogan, eh? La madre del Figlio, la figlia del Padre e la sposa dello Spirito Santo. Contemporaneamente.
spero di essere stato chiaro. Versetto 44, continua a parlare Elisabetta. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Elisabetta riferisce a Maria quello che è avvenuto nel suo grembo appena il saluto della Vergine è giunto ai suoi orecchi. Il bambino Giovanni ha sussultato nel suo grembo ed è stato un sussulto di gioia, perché Giovanni ha riconosciuto, tra virgolette, nella voce di Maria la voce di Gesù Signore. Qui si dice a chiare lettere che c'è un rapporto di stretta connessione tra la gravidanza straordinaria di Elisabetta e la gravidanza ancora più straordinaria di Maria, anche se c'è una differenza fra le due gravidanze, questo l'abbiamo già chiarito la volta scorsa, lo ripeto, la gravidanza di Elisabetta è straordinaria perché avviene in una donna di età avanzata che era sterile, ma è una gravidanza naturale, cioè che accade dopo un rapporto coniugale. La gravidanza di Maria invece accade senza alcun apporto umano, è verginale, quindi ancora più straordinaria. Ma queste parole di Elisabetta dicono che c'è anche una stretta connessione tra la missione di Giovanni Battista e la missione di Gesù. Questo rapporto di stretta connessione comincia già con il concepimento dei due bambini. Versetto 45. Ultima frase di Elisabetta: beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora, Elisabetta ha detto che Maria è benedetta. Primo, ha detto che Maria è la madre del Signore. Secondo, ora dice che è beata, è santa, è immersa nella beatitudine di Dio. Perché è beata? Perché ha creduto. Ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Cioè si è fidata di Dio. Ha accettato il progetto d'amore che Dio ha avuto nei suoi confronti. Maria è dunque colei che ha creduto. Questa espressione che in italiano siamo costretti a tradurre con quattro parole, colei che ha creduto, nel testo originale greco è una sola parola, è un participio, pisteuomene. Maria è la pisteuomene. Pistis vuol dire fede. Pistein in greco è un verbo che significa credere. Pisteuomene è il participio, la credente, o perlomeno è colei che ha creduto. Il merito principale dunque di Maria è la fede, cioè la sua accoglienza del disegno di Dio. Il suo totale affidamento alla potenza dell'Altissimo. Dice Sant'Agostino che Maria concepisce il suo figlio grazie alla fede. Maria concepisce il suo figlio grazie alla fede. E questa fede di Maria, della Virgo Fidelis, no, della Vergine fedele, credente, questa fede di Maria
non è soltanto quella iniziale dell'accettazione dell'annuncio dell'angelo, ma sarà la fede di tutta la vita. Sarà la fede di tutta la vita. Qui vi faccio notare un particolare. E il particolare lo possiamo notare se facciamo un rapido raffronto tra l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Zaccaria e l'annunciazione dello stesso angelo Gabriele a Maria. L'annunciazione a Zaccaria è l'esaudimento di una grazia che era stata chiesta. Chiaro? Zaccaria ed Elisabetta non avevano potuto avere figli, questa era ritenuta una grave sciagura nel mondo ebraico, e chissà quante volte nella preghiera questo uomo giusto che era il sacerdote Zaccaria e questa donna piena di Spirito Santo che era Elisabetta avevano chiesto a Dio il dono di un figlio. Che cosa fa l'angelo? Viene a dire a Zaccaria: Dio ti ha esaudito, avrete un figlio. La stessa cosa non si può dire per Maria. Maria non aveva chiesto un figlio. Maria non era nemmeno sposata. Maria non aveva ancora conosciuto uomo. Maria era vergine. Dunque, nel caso di Maria, l'iniziativa è totalmente di Dio. È Dio che prende l'iniziativa. È Dio che ha scelto questa ragazza. È Dio che l'ha chiamata ad essere la madre del figlio suo. Se le cose stanno così, fra i due, Zaccaria e Maria, quello che doveva più facilmente credere era Zaccaria. Tra l'altro era sacerdote anche. Perché un conto è l'esaudimento di una grazia chiesta, un conto è una cosa che ti spiazza completamente perché tu non sei pronto, non sei preparato, non te l'aspetti. È chiaro quello che sto dicendo? E invece accade esattamente il contrario. Zaccaria non crede. Quale segno mi dai? Vuole prove, vuole garanzie. Tanto che l'angelo si cavoria e ci dice: oh, giovanotto, io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio, tu pare che sogno, pingo pallino. Andatelo a leggere, no? Ti ho recato questo annuncio e siccome non hai accolto questa parola resterai muto, privo della parola, fino a quando nascerà il figlio, perché comunque il figlio nascerà. Anche senza la tua fede. Invece Maria non chiede prove, non chiede garanzie, ha un momento, come dire, di smarrimento perché dice: com'è possibile, io non conosco uomo, cioè proprio si sente, non è la richiesta di una prova quella di Maria, è proprio uno smarrimento, dice: ma io come faccio, insomma, che fare? Però poi aderisce, ecco la fede. Avvenga di me secondo la tua parola. Sono la serva, la schiava del Signore. Eccomi. Allora, beata colei che ha creduto. Benedetta fra le donne. Madre del Signore, beata colei che ha creduto. Ci sarebbe da fare una bella riflessione su questi tre titoli che
Elisabetta tributa a Maria. Versetti 46-48. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Dopo le parole di Elisabetta è la volta di Maria, che comincia a pronunciare parole di lode e di ringraziamento, manifestando l'incontenibile gioia che c'è nel suo cuore. Che bello l'inizio del Magnificat. L'inizio del Magnificat è un inno di lode al Signore. Magnificat anima mea Dominum. L'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato in Maria l'umiltà di questa serva. Maria si rende conto di essere povera, inadatta, ma capisce che il Signore apprezza proprio questa sua povertà e la ricolma della sua grazia perché lei possa compiere la missione affidatale. Maria non è scelta da Dio perché Maria stessa ritiene di essere all'altezza di questa missione, ma è scelta da Dio perché Dio sa che lei è consapevole della sua umile condizione e perciò si affida totalmente all'azione del Signore. Il Signore che è il mio Salvatore, dice Maria, è il Salvatore della stessa Maria, è il Salvatore di tutta l'umanità. Proprio per questo umile e fiducioso abbandono alla volontà del Padre, dice Maria, tutte le generazioni mi chiameranno beata. E ditemi voi se questo non è accaduto nella storia. Secondo me ci sono migliaia e migliaia di santuari mariani, vero è, sparsi in Italia e nel mondo, in tutto il mondo. Se noi volessimo contare tutti i santuari mariani che sono sparsi nel mondo, da quelli più famosi, no? Come la Aparecida in Brasile, la Madonna di Guadalupe, oppure Lourdes, Fatima, Loreto, per stare in Italia, eccetera, eccetera, a quelli forse meno famosi, no? Ma anche questi frequentatissimi. Già solo in Sicilia non c'è diocesi, in Sicilia forse addirittura non c'è paese che non abbia un santuario, una chiesa dedicata a Maria. Nella sola città di Vittoria ci sono un sacco di parrocchie dedicate alla Madonna, solo a Vittoria. C'è la Madonna Assunta, la Madonna delle Lacrime, c'è la chiesa di Santa Maria delle Grazie, c'è il Rosario, c'è la Madonna della Salute. No, quella è la Maddalena. Quella è Santa Maria Maddalena, non Maria. Comunque ce ne sono parecchie a Vittoria, eh? Versetti 49-50. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Maria è consapevole che il Dio Onnipotente, al quale nulla è impossibile, ha fatto grandi cose nella sua vita. In particolare il Dio Onnipotente, il cui nome è santo, ha fecondato con la grazia dello Spirito Santo il grembo virginale di Maria e ha ricolmato la Vergine dei suoi doni soprannaturali perché possa adempiere la sua missione. La misericordia di Dio, che è scesa con abbondanza nel cuore di Maria, sarà un dono anche per tutti quelli che di generazione in generazione temeranno il Signore, ossia si sottometteranno con fiducia alla sua volontà.
ma questo è solo l'inizio del Magnificat, e poi ci sarebbe da fare, ripeto, una riflessione sul Magnificat. Andiamo a vedere il foglio. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, Maria si reca a visitare la cugina Elisabetta, che ha sperimentato pure la potenza di Dio nella sua vita. Elisabetta saluta Maria con parole di grande spessore. La proclama benedetta fra le donne perché è benedetto il frutto del suo grembo. La chiama madre del mio Signore, rivelando così di conoscere già per ispirazione dello Spirito Santo quel che è accaduto nel grembo virginale di Maria. La chiama beata perché ha creduto nella parola del Signore. Elisabetta poi rivela a Maria che appena lei l'ha salutata, il suo bambino ha sussultato di gioia nel suo grembo. L'incontro delle due madri è dunque anche l'incontro dei due figli. Maria risponde al saluto di Elisabetta con le parole del Magnifico. Prima riflessione: Maria è benedetta fra le donne perché benedetto è il frutto del suo grembo, Gesù. Dio ha guardato in lei l'umiltà della sua serva e l'ha resa per opera dello Spirito Santo madre del suo figlio. E qui gli stimoli, come dire, le provocazioni per la condivisione. Anche tu sei benedetto dal Signore. Attenzione, anche tu sei benedetto dal Signore. Ogni giorno della tua vita, ogni battito del tuo cuore, ogni tuo respiro sono una benedizione del Signore. Riflettici. Se il tuo cuore batte, se tu respiri, dono del Signore, una sua benedizione, una sua grazia. Cerchi di rispondere alle benedizioni del Signore con la lode e il ringraziamento, come ha fatto Maria. Lo benedici e lo glorifichi per le numerose benedizioni che ti elargisce ogni giorno. Il Signore benedice te, ma tu benedici il Signore. Ed è più facile che tu benedica il Signore anziché il Signore benedica te. Benedire vuol dire dire bene, benedire. È più facile che tu dica bene del Signore. Seconda riflessione: Maria è la madre del Signore, ossia la madre di Dio Figlio. È questo un titolo molto impegnativo e dice tutta la grandezza della Vergine, la quale è contemporaneamente madre del Figlio, figlia del Padre e sposa dello Spirito Santo. Anche tu sei immerso nel cuore della Trinità, perché sei stato battezzato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Perché i tuoi peccati vengono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché sei figlio di Dio Padre, sei fratello di Gesù, sei tempio vivo dello Spirito Santo. Allora la domanda: riconosci la dignità di figlio di Dio in te stesso e negli altri? Tu sei figlio di Dio. Gli altri sono figli di Dio, perciò ti sforzi di accogliere Gesù come tuo fratello e Signore, rispetti o profani il tempio dello Spirito Santo che tu sei? Questa è la tua dignità, sei immerso nella Trinità anche tu come Maria. Ultima riflessione. Maria è beata perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Si è fidata di Dio e si è completamente affidata al suo disegno d'amore. La sua vera forza è dunque la fede. Domande:
come valuti il tuo grado di fede? Proprio domenica scorsa il Vangelo ci diceva: se la vostra fede fosse quanto un granellino di senape, no? Voi potreste dire a questo gesso: sradicati, o potreste dire alla montagna: spostati. Com'è la tua fede? Quant'è la tua fede? Com'è? Credi sempre in Dio e nella sua parola? Ti fidi di Dio? Ti affidi con docilità al suo disegno d'amore? Se Maria è beata perché ha creduto, tu sei altrettanto beato perché credi. Com'è la tua fede? Che grado di fede hai? E sarebbe bello che ognuno poi dicesse: ma sai, io, c'è stato una volta uno che mi ha detto: sa, a volte credo, a volte non credo. Una fede a intermittenza, no? Adesso, con l'aiuto di Saverio e di sua moglie Rosetta, facciamo prima la strofa e il ritornello di Giovane Donna, e poi ad ogni invocazione ripeteremo Salvatore solo il ritornello. Prima facciamo strofa e ritornello, e poi ad ogni invocazione ripeteremo solo il ritornello. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità. Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. Estendi anche a noi la benedizione di cui Dio ti ha colmata. Ave Maria. Tu sei la madre del Signore, aiutaci a riconoscere in noi stessi e negli altri la dignità di figli di Dio. Ave Maria, Ave Maria. Maria, tu sei beata perché hai creduto in Dio. Fa che la nostra fede possa crescere, perché anche noi possiamo affidarci completamente al disegno del Signore. Ave Maria. Ave Maria. Maria, vieni a visitare anche noi e rega nel nostro cuore la tua stessa gioia, perché anche noi possiamo lodare e glorificare Dio.